siamo attenti alle letture da duplice riflessione. Una è tratta dei dati degli apostoli, che di fronte all'evidenza di uno storpio guarito, quelli, i capi dei sacerdoti, insistono a non credere e fino a non far credere più giovani Pietro e gli altri. E non c'è, dice, più cieco di colui che non può vedere. È importante che il Signore dà a tutti la possibilità di dare alla fede, poi fidarsi del Signore. Ecco già il Vangelo, l'esperienza di Gesù dopo la risurrezione, dopo aver trapassato il giorno confuso della risurrezione, mano a mano si presenta ai suoi discepoli fino a quando poi li rassicura e dimanda definitivamente e prende di compare e scompare, non è più soggetto alle leggi della natura. E i discepoli in questi 40 giorni non sanno, sentono quasi sbandati, si trovano che lui fra di loro un pescatore, Pietro ritorna a pescare, gli altri dicono veniamo con te, continuiamo a pescare, attendiamo quello che il Signore vorrà da noi. Gli altri dicono veniamo con te, vanno a pescare, quella notte niente pesca. All'alba Gesù si presenta in mezzo alla fila, accende il fuoco, arrosto il pane, arrosto dei pesci e dice ai discepoli, oh, non avete preso nulla, non lo conosco ancora, io nella barca, dice niente, andate, gettate la rete dalla parte destra, andarono. E quando ci fu la pesca di Napoli, sono ricordate subito, hanno intuito, quindi dicevo benedetto, e il maestro. Tutti quanto poi erano convinti. Pietro si chiede questo, sempre pieno di furore, si cinge la veste, neanche si getta, e Gesù attenti a quello che dice. Lui aveva già del pane e del pesce, portate del vostro pesce. Dovete collaborare per poter mangiare. Il Signore ci dà da mangiare a tutti quanti, tutti, ma noi dobbiamo collaborare, non possiamo aspettare dall'aria. Tutti i beni della terra vengono dal Signore, però noi dobbiamo lavorare. Ecco oggi, in questo periodo in cui tante persone soffrono, il Signore vuole che gli altri collaborino e noi collaboriamo per dare da mangiare agli altri, non soltanto in questo periodo, ma sempre. Ricordiamoci, non abbiamo collaborato con poco e niente, ci siamo chiusi soltanto nel nostro